Espresso per la Luna fallito e non c'è nessun vincitore, nessuno è arrivato sulla Luna in tempo. Molte delle squadre che hanno partecipato al Google Lunar X Prize dicono che stanno ancora andando avanti, anche senza la promessa di milioni di dollari in premio in denaro. Quando si sveglierà la gente da questa enorme bugia? E tutte queste presunte società spaziali private? È stato uno scherzo? Salve, qui il diretto per i primi che cercheranno di arrivare sulla Luna. Siamo troppo occupati nel cercare di arrivare sulla Luna. Per favore, lasciate il vostro messaggio e vi richiameremo appena possibile. Grazie per ora. Lo spazio è la prossima grande industria. Penso che la vostra azienda mi avvicinerà al giorno in cui mi troverò sulla Luna. La Luna non è altro se un altro continente nella nostra prospettiva, è proprio come ogni altro grande continente. Vogliamo usare questo continente e le risorse che ci sono per migliorare la vita di tutti noi qui. Bob Richard, il delegato amministratore californiano che ha avviato il diretto per la Luna, crede che i primi trilionari andranno nello spazio. Vedo la Luna e la Luna mi vede e presto vedrò dalla Luna. Ora possiamo viaggiare su altri pianeti e portare indietro le risorse da là. Condurre il mondo nello spazio aiuta l'America a raggiungere nuovi livelli di prosperità qui sulla Terra. Usando l'ingegnosità con i costi effettivi delle aziende private, ritorneremo. Il team è stato ideato unicamente per i meccanismi di atterraggio e i tagli dei costi del sistema dei radar in miniatura. Non c'è nulla di nuovo per tornare sulla Luna, si tratta di applicare innovazioni e tecnologie dirompenti, pertanto un team sveglio è in grado di fare quello che le superpotenze facevano prima. Il diretto per la Luna sarà la prima missione privata che atterrerà sulla Luna. All'inizio invieremo delle navicelle automatiche sulla superficie della Luna che trasportano carichi scientifici e commerciali. Poi entreremo nell'era di esplorare per le risorse e come processare queste risorse per poi portarle sulla Terra. La Luna, diversamente dalla Terra, non è stata fusa per milioni di anni e questo è il motivo che il calore rimane sulla superficie e non c'è l'atmosfera che innalza questo calore in alto. Credo che ci sia molto platino sulla Luna e sicuramente molte riserve minerarie che sul pianeta della Terra. La Luna nera è l'elemento raro della Terra, inoltre c'è l'elio 3 e questo si può usare essenzialmente per la fusione dell'energia. È una piccola quantità di elio 3 in grado di fornire energia per l'intero pianeta per centinaia di anni. Questo non è solo un progetto divertente, ma anche un enorme affare. Ho semplicemente visto all'inizio un istante della storia. Posso andare sulla Luna in un nanosecondo. Il problema è che non abbiamo più la tecnologia per farlo ancora. L'abbiamo fatto, ma abbiamo distrutto quella tecnologia ed è un processo doloroso riportarlo nuovamente indietro. Il team è stato ideato unicamente per i meccanismi di atterraggio e i tagli dei costi del sistema dei radar in miniatura. Il diretto per la Luna sarà la prima missione privata che atterrerà sulla Luna? Assolutamente, senza alcun dubbio, nella mia mente saremo la prima azienda che andrà sulla Luna. Voi siete i primi che avete avuto l'approvazione della FAA per questo lancio. Siamo diventati la prima nazione che in realtà ha avuto il permesso di lasciare la nostra orbita. Ci sono leggi e regolamenti nel trattato per lo spazio che gli Stati Uniti devono seguire ed è fatto che ci hanno dato il permesso di poter atterrare sulla Luna in breve tempo e questo è grazie all'accordo di Joe Biden. È un BFD. Un BFD, sì. È un BFD, un grande passo per avvicinarci a questo atterraggio sulla Luna entro il 31 dicembre del 2017. Abbiamo già i missili ed abbiamo già realizzato il software per andare a atterrare sulla Luna entro il 2017. In un certo senso adesso stiamo semplicemente correndo col tempo. In questa particolare missione farete atterrare un modulo di 10 kg sulla Luna che si sposterà di 500 metri in ogni direzione che trasmetterà video in alta definizione ed immagini sulla Terra. Quanto è difficile questa progettazione in realtà? Si è trattato di un micro atterraggio che è finito su una piccola roccia costruita nel laboratorio dei razzi. E la bellezza di tutta la cosa è che col costo di questa missione è inferiore ai 10 milioni di dollari perché i razzi sono fatti con una stampante 3D, la navicella con una stampante 3D.
C'è un prezzo da pagare per il fatto che questo costo è così basso. Compromette la sicurezza della missione. È la stessa tecnologia con cui si costruiscono gli iPhone, sempre più sottili. È la stessa di realizzare il modulo sempre più piccolo. Che cosa state cercando di portare a termine con queste missioni in questo momento? Voglio dire, la dimostrazione del concetto di portare questo modulo sulla Luna. Che cosa state realmente cercando una volta che arriverete là? Come ha detto John Kennedy, abbiamo scelto di andare sulla Luna non perché è facile, ma perché è un ottimo affare. Non penso che abbia detto affare, ha detto che è difficile. Non so chi altri ha detto questo. Perché pensa che andare sulla Luna è un buon affare? Si stima che la Luna ha 16 quadrilioni di dollari di valore in minerali. E chiunque dà un'occhiata a questo è una fottuta enorme quantità di denaro. Questo è vero. Ci sono comunque molti ostacoli per creare delle miniere e riportare indietro questi minerali qui sulla Terra. Come un vero imprenditore si deve sempre guardare dove si vuole andare, ma il varco che vogliamo fare è guardare avanti per vedere le grandi cose che possiamo fare per rendere la vita per la gente migliore qui sulla Terra e nello stesso tempo permettere all'umanità di diventare una società multiplanetaria. Pertanto non dobbiamo avere un solo punto di fallimento come invece hanno fatto i dinosauri. Voi ragazzi vedete il futuro del diretto per la Luna come un mezzo per trasportare le persone sulla Luna? Certo. Quanto pensate sia lontano questo? 10-15 anni. 10-15 anni? Quindi voi pensate che sarete la prima azienda che porterà le persone sulla Luna? Saremo la prima azienda che renderà possibile la Luna di miele sulla Luna. La prima azienda privata. Sarò felice di fare la prima luna di miele sulla Luna. Quello che è stato detto è la cosa più insana ed idiota che abbia mai sentito. E non c'è alcun punto nella loro incoerente e vaga esposizione che possa essere vicino a quello che può essere considerato un pensiero razionale. Chiunque in questo momento è veramente idiota per aver creduto in questo, che Dio abbia pietà della vostra anima.